sulla gara, il Taranto molto ma molto propositivo nella ripresa, poi punito da un Eurogol quando sembrava che gli ionici stessero meglio anche sotto il profilo fisico. Infatti dispiace non aver raccolto bottino pieno, non aver preso questa vittoria, perché per noi era importante perché ci dà morale, e in un campo difficile, poi loro venivano anche da una striscia molto positiva. E credo che, come hai detto tu, ha fatto un Eurogol, ha pescato sto jolly da 35 metri, credo 30-35 metri, che quando becchi un gol così e non hai sbavature per tutta la gara, perché non credo che abbiamo concesso così quali occasioni al Nardò, tranne in una palla inattiva, però credo che poi le azioni anche migliori del primo tempo le abbiamo avute noi e non le abbiamo concretizzate. Poi nel secondo tempo siamo scesi col piglio giusto, abbiamo ottenuto il gol del vantaggio e potevamo veramente chiudere la partita in due o tre occasioni, anche sul palo di Centonze in un rinvio. Poi ci è nato questo gol da 35 metri e accettiamo questo pareggio, anche se c'è rammarico per come si è presentata la partita e per come l'abbiamo affrontata questa gara. Un appunto, ma più che altro una considerazione su un Taranto che è stato sicuramente camaleontico oggi. Hai cambiato tanti moduli, qual è che ti ha convinto di più nel corso del match? No, siamo partiti benissimo, poi c'era Goretta che non giocava da tanto tempo, ha delle caratteristiche diverse, siamo andati poi sul... ho cambiato qualcosa perché Goretta non aveva 70 minuti, 75 minuti la prima partita titolare, e quindi è entrato Kenneth e sono soddisfatto anche della sua prestazione. È andato al tiro anche una volta, a loro è andato sotto l'incrocio, a noi è andato a fior di palo. Allora mister, continua questa striscia positiva, insomma, le sue sensazioni, e credo un pareggio meritato. La partita è andata proprio come pensavo. Il Taranto è venuto qui a giocarsi, diciamo, le ultime chance di rimonta. E hanno fatto la partita, hanno cercato di vincere, noi l'avevamo impostata così, cercando di chiudere tutti gli spazi, un po' come ha fatto il Casarano domenica. Sul nostro campo non è facilissimo giocare, quindi loro avevano un compito ancora più arduo rispetto a quello che hanno avuto domenica. Siamo stati bravi a chiudere tutti gli spazi fino al loro gol. Lì eravamo troppo bassi, abbiamo concesso questo scarico, questo tiro da fuori, perché purtroppo eravamo troppo bassi. Però i ragazzi adesso hanno consapevolezza, cioè quando vanno sotto non si demoralizzano più come una volta, vanno alla ricerca in maniera convinta del pareggio. Poi è chiaro, ci vuole anche un jolly, come è successo, però una volta poteva essere un caso, e noi abbiamo fatto già 4-5 gol così. Evidentemente i ragazzi sono in fiducia quando vanno alla conclusione, e non è più un caso, secondo me, se già il quarto o quinto gol che facciamo così. Rispetto al girone d'andata, mister, all'andata stavamo qui, no, a raccontarci di tre sconfitte, no? Invece oggi ci raccontiamo di 5 punti conquistati. Sì, diciamo che al di là delle tre gare, questa qui, ho detto ai ragazzi che 126 giorni fa avevamo perso 4-0. Ma volevo vedere dopo questi 126 giorni come eravamo messi. È 1-1, diciamo che non è male, anche perché l'abbiamo meritato. Abbiamo 5 punti in più rispetto alle prime tre dell'andata, e questo è molto importante, però le altre non è che stanno ferme, no? A parte qualcuna, alla fine hanno fatto tutti i punti. C'è un pareggio del Grumentum con il Cerignola, c'è un pareggio del Brindisi con il Casarano, quindi sappiamo benissimo che se non andiamo a 3.000 la salvezza sarà dura, quindi dobbiamo continuare a andare a 3.000 come i ragazzi stanno facendo, come hanno fatto anche oggi. Anche oggi c'è stata la possibilità di modificare l'assetto più prudente, più offensivo? Sì, adesso abbiamo possibilità di, durante la partita, di giocare un po' più offensivi, di giocare un po' più difensivi. Con Camarà siamo diventati più offensivi, abbiamo pareggiato, rimesso Cancelli e siamo diventati di nuovo più difensivi.
Adesso ho la possibilità di giostrarmela un po' come voglio. Con gli over, con gli under, oggi è stato fatto un miracolo, perché Montaperto è venuto in panchina per onor di firma, Natalucci non c'era e il secondo 2001 era Valzano, che in effetti era un 2002, perché Spagnolo non ha ancora recuperato. E quindi oggi con gli under abbiamo fatto un miracolo. Fortunatamente è passata anche questa partita, da martedì riusciremo anche a implementare una batteria di under che ha bisogno di essere completata. Mister, nel secondo tempo il Nardò è sembrato o intimorito o un po' sulle gambe, almeno questo è quello che ci è parso dalle tribune. Cos'è accaduto? Accade che quando imposti una partita come l'abbiamo impostata noi, con grandissima umiltà, perché quando affronti il Taranto devi giocarla con grande umiltà. Se pensi di essere diventato più forte del Taranto solo perché loro qualche partita in casa è andata male e noi veniamo da 7 risultati, allora le prendi. Abbiamo giocato con grandissima umiltà contro una squadra che fuori casa prima di oggi ne aveva vinte 6 su 9, al primo posto delle gare esterne, il Taranto. E quando vai e corri dietro alla palla è chiaro che poi passano i minuti e cominci a essere più stanco, meno brillante, e quindi ci stava un calo. Però poi le sostituzioni servono a quello. Metti Camarà, metti Cancelli e quindi... Però ci sta, un calo ci sta. Quando la imposti così chiaramente perdi un po' la gamba. Noi ci siamo ricordati bene della partita dell'andata, anche perché anche al mister è rimasta bene in memoria. Che sul 4-0 loro continuavano a bastonarci, non volevano fermarsi, e automaticamente in casa è successa la stessa cosa con noi. Quindi anche in una rimessa laterale che dovevo dare, oppure che era del Taranto, io non me la sentivo sinceramente di ricambiarle. Niente, tra di noi ci siamo detti che comunque la squadra che stavamo affrontando è una squadra delle più forti, e quindi sapevamo che era una partita da soffrire. Abbiamo sofferto tutti insieme, abbiamo lottato su ogni pallone, quindi penso che è bastato questo. Invece personalmente sei contento della tua prestazione? Io sono contento, anche perché sto iniziando ad essere più duttile. Fare il quinto l'anno scorso, se me l'avessero chiesto, avrei detto no a prescindere. Invece grazie al mister quest'anno sto scoprendo un'altra parte di me che pensavo di non avere. Quindi giocare quinto, mezzala o attaccante non cambia, anche perché sono sempre disponibile per la squadra, e l'importante è fare il bene per la squadra, quindi quinto, mezzala o attaccante non cambia niente. Sì, faccio solo due dichiarazioni. Faccio io una domanda. A me? Sì, sì. Perché i microfoni sono raminghi. Fino ad oggi continua a stupire per l'interesse che suscita nei suoi tifosi a livello di affluenza, a livello di numeri, nonostante importanti appuntamenti a meno di 30 km. Oggi c'era uno stadio valoroso, pieno, simbolo di fiducia verso la squadra, simbolo di affezione verso una squadra calcistica e anche simbolo di fiducia verso una società che sta crescendo. Mi hai anticipato la dichiarazione, ti dico la verità, era questo che volevo dire, ed è una cosa che già ho detto nell'intervallo alle televisioni che hanno avuto la gentilezza di farmi delle domande. E io intendo proprio ringraziare a nome personale e della società la nostra gente, la gente di Nardò, e quando dico la gente di Nardò intendo dire sia i gruppi organizzati che sono stati colorati, chiassosi, bellamente chiassosi, e sia le famiglie. Ho visto tanti bambini, veramente erano tanti, e quindi li ringrazio di vero cuore. E è questo il clima giusto, perché la società lavori bene, perché il mister continui a fare il suo lavoro bene e perché i ragazzi continuino con questa iniezione di entusiasmo e di fiducia e di consapevolezza. Tutto questo ci deve portare a rimanere in Serie D. Quindi questo veramente in maniera convinta, e siamo davvero felici della giornata di oggi. Giustamente a 30 km c'era un appuntamento di Serie A non indifferente, ma voglio dire, quando uno è tifoso del Nardò, voglio dire, c'è il Nardò e basta, insomma. Contento della partita?
Io sono contento del risultato, ti dico la verità, e mi spiego, molto contento del risultato, e soprattutto considerato 4 punti tra Fasano fuori e Nardò in casa, credo che molti di noi ci avrebbero messo la firma prima, e quindi molto contento. Però ti dico la verità, io credo che questa squadra, ma lo dico in maniera molto serena, ovviamente senza che questo possa come dire, suonare come una qualche critica, men che meno al mister, ci mancherebbe altro, ci mancherebbe, ne guarderei bene, però da tifoso io credo che questa squadra possa fare ancora di più. Cioè, ci sono momenti delle partite come quella di oggi dopo il pareggio dove io ho visto una squadra molto viva, molto viva. Quindi forse in quel momento questa, diciamo, questa vivacità, questa convinzione, questo entusiasmo, questa forza, forse andava in qualche modo coltivata, forse. Quindi contentissimo del risultato e grandi complimenti al mister e ragazzi. Però diciamo ragionando da tifoso, poi chiaramente non sono un tecnico, faccio il presidente quest'anno, io la vedo in quest'altro modo, ecco.